Dopo il successo dello scorso anno a Milano, torna l'Italia delle Regioni. Il Festival Nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre 2023. Da Piazza Castello, che nel fine settimana si trasformerà in un villaggio delle regioni, la manifestazione celebrerà i luoghi simbolo della storia d'Italia, come il Palazzo Reale e il Teatro Carignano. È un'occasione per noi molto importante, è la prima volta che nella nostra regione si ritrovano tutti i colleghi presidenti di regione. Credo che questo sia giusto nei confronti di quello che Piemonte e Torino hanno dato all'Italia. Torino è stata la prima capitale d'Italia. E peraltro proprio per l'occasione della conferenza delle regioni che si terrà in Piemonte noi riapriremo il Parlamento subalpino. Il Parlamentino è stato il primo Parlamento d'Italia e noi lo riapriremo appositamente per questa occasione, quindi dai banchi in cui sedeva Cavour avremo l'occasione di avere tutti i presidenti di regione, i ministri, i rappresentanti del governo e quindi credo un giusto tributo alla storia del Piemonte, ma anche per noi una corretta centralizzazione di un ruolo che la nostra regione vuole continuare a avere nelle politiche nazionali. C'era una massiccia presenza dei rappresentanti del governo, oltre ovviamente che la presenza del Presidente della Repubblica, che conferma esattamente come durante la prima edizione la sua presenza e quindi testimonia la vicinanza della Presidenza della Repubblica alle istituzioni regionali, cosa che devo dire ha sempre fatto anche in modo fattivo, non soltanto formale. L'occasione del Festival delle Regioni in Piemonte a Torino è un'occasione per celebrare il passato di una regione, di una città che hanno fatto tanto per la nascita del nostro paese, dell'Italia, ma anche per costruire il futuro in cui il Piemonte continuerà ad essere centrale nelle politiche industriali, agricole e anche di rilancio turistico del nostro paese.